Allora, ieri abbiamo svolto il seguente esercizio. Abbiamo visto, abbiamo preso come spazio vettoriale parte delle funzioni integrabili secondo Riemann su meno pi greco pi greco. Abbiamo definito su questo spazio un prodotto scalare che è integrale, prodotto scalare di fg uguale all'integrale da meno pi greco e pi greco di f di x e g di x in dx. Qua devo fare una annotazione. Se vi ricordate, le proprietà del prodotto scalare devono essere tre: deve essere simmetrico, lineare, bilineare, definito così. Questo è sicuramente simmetrico e bilineare. Quando lo spazio era C0 di meno pi greco pi greco, noi avevamo dimostrato che se quando vado a fare F scalare F, questo chi è l'integrale da meno pi greco e pi greco di f quadro di x in dx. Allora, se stavamo in c0 avevamo visto che questo era 0 se e solo se la funzione era identicamente nulla. L'avevamo dimostrato, se vi ricordate. Allora, questo uguale a 0 ed f appartiene a integrale, funzione integrale di secondo Riemann su meno pi greco pi greco. Stavolta non è detto che la funzione sia nulla, ok? Ma f è quasi ovunque nulla. Che significa quasi ovunque? Che per esempio potremmo avere che f non è nulla in un certo numero finito di punti, per esempio. Facciamo un esempio: prendiamo f di x uguale la funzione che vale 0 se x è diverso da 0 e 1 o una costante c se x è uguale a 0. Quando vado a fare l'integrale di f di x tra meno pi greco e pi greco in dx, questo fa 0 ovviamente, perché l'integrale, il fatto che la funzione in un punto sia diversa da 0, non lo vede proprio, ok? È chiaro che questo discorso si può ripetere in altri punti, non solo in 0, e qualunque costante ci mettiate qua la cosa funzionerà allo stesso modo. Allora, diciamo che si può dimostrare che se l'integrale al quadrato di una funzione è uguale a 0, allora quella funzione è quasi ovunque nulla, cioè è nulla tranne che in un insieme di misura, in questo caso misura di Jordan, nulla. Però la cosa non ci interessa più di tanto, non la vogliamo approfondire più di tanto, almeno per ora, perché tutte queste funzioni per noi sono nulle, cioè le identifichiamo tutte come se fossero la funzione nulla, cioè una funzione per noi dal punto di vista dell'integrale è nulla se e solo se quando ci vai a fare l'integrale sopra, non della funzione, del quadrato, viene 0. La funzione no, perché per esempio la funzione seno tra meno pi greco e pi greco non è nulla, e siccome la parte positiva e la parte negativa danno due integrali segni opposti, l'integrale si può annullare. Ma quando l'integrale della funzione a quadrato fa 0, per noi la funzione è nulla. Questo serve a garantire il fatto che il prodotto scalare deve essere definito così, positivo. Quindi diciamo, in realtà
se usiamo la definizione normale di funzione, non è definito positivo, ma se identifichiamo tutte queste funzioni e trattiamo come se fosse una funzione nulla, una funzione del genere per noi è nulla, allora è definito positivo e funziona. Ok? Quindi questa è una piccola annotazione che va dentro. Poi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che con questo prodotto scalare le funzioni, allora se io prendo W h uguale lo spazio generato da 1 coseno di x coseno di 2x coseno di hx, poi seno di x seno di 2x seno di hx. Allora abbiamo visto che tutte queste funzioni sono a 2 a 2 ortogonali, le funzioni elencate sono a 2 a 2 ortogonali e quindi sono una base di WH, una base ortogonale di WH, inoltre la dimensione di WH fa 2H più 1. Questo è quello che abbiamo trovato ieri. Ok? Era tutto ortogonale. Mi fermo ad H, è inutile che metto prima i coseni, poi dopo ci metti i seni, ci metto coseno e seno fino ad HX. Poi coseno di 0x lo devo prendere, seno di 0x ovviamente no, perché fa 0. Quella non. Infatti qua diciamo, perciò c'è una simmetria nella funzione 1, e infatti quando andiamo a fare la lunghezza della funzione 1, mentre le altre funzioni sono tutte quante lunghe radice di pi greco, la funzione 1 è lunga radice di 2 pi greco. Ok. Questa simmetria si perde, diciamo, non ci sarebbe, quindi sarebbe tutto simmetrico se usassimo come funzioni ortogonali gli esponenziali complessi, però io preferisco in genere usare solo le funzioni a valore reale. Ok. Quindi sappiamo questo l'abbiamo visto ieri, abbiamo fatto un po' di integrale, abbiamo visto che quando vado a moltiplicare due di queste funzioni l'integrale fa sempre 0, a meno che la funzione non è moltiplicata con se stessa. Allora chi è la proiezione su WH di una funzione f? Adesso prendo f appartenente a integrale secondo linea su meno pi greco pi greco. Come si fa? Abbiamo visto che questa è uguale, abbiamo fatto il conto, abbiamo visto che questa è uguale a da con 0 mezzi più somma per h che va da 1, per m che va da 1 a h, di a con m coseno di mx più somma per m che va da 1 ad h, b con m seno di mx. Dove gli a con 0 era uguale a f scalare 1 fratto 1 scalare 1 per 2, perché a con 0 mezzi è questo, quindi a con 0 mezzi non è altro che 1 su 2 pi greco integrato a meno pi greco e pi greco di f di x in dx. Invece a con m è uguale a
f scalare coseno di mx fratto coseno di mx scalare se stesso, che è uguale a 1 su pi greco integrato meno pi greco f di x coseno di mx di x. E poi b con m, lo scrivo qua sopra, è uguale a f scalare seno di mx mx fratto seno di mx scalare se stesso, che è uguale a 1 su pi greco integrato da meno pi greco e pi greco f di x seno di mx punto x. Allora, questo che cos'è? Non è altro il fatto che f, la proiezione di f, si deve poter scrivere come una combinazione lineare degli elementi della base. Ma chi sono i coefficienti di combinazione? Siccome la base di WH è una base ortogonale, i coefficienti di combinazione sono, non sono altro che i coefficienti della proiezione lungo ogni vettore della base. Come si fa il coefficiente di proiezione lungo un vettore della base? Si fa il vettore che devo proiettare, scalare il vettore dove sto proiettando, fratto la lunghezza al quadrato del vettore che sta dove sto proiettando. Questo è il coefficiente, che poi va dimoltiplicato per il vettore dove sto proiettando. 1 coseno di mx seno di mx. Allora, se andate a sostituire e vi ricordate quando facevano quegli integrali, questo integrale faceva 2π greco, quindi questo integrale è l'integrale tra meno π greco e π greco di f. Questo è a con 0 mezzi, quindi se tolgo il mezzo viene con 0 uguale 1 su pi greco integrale tra meno pi greco di f di x di x. A con m viene 1 su pi greco, perché stavolta l'integrale di sotto non fa 2 pi greco ma fa pi greco, e l'integrale di sopra fa l'integrale tra meno pi greco di f di x coseno di mx di x. Questo è il motivo per cui questa è stata chiamata con 0 mezzi, perché se adesso mettete m uguale a 0 qua, vi trovate 1 su pi greco integrale tra meno pi greco di f di x coseno di 0x che fa 1, viene a con 0, e se andate a confrontare vi trovate che la definizione è coerente con quella data a parte. Ok? Quindi questa qua potremmo anche non scriverla, perché basta mettere m uguale a 0 e a con 0 viene da qua. Similmente b con m è uguale a 1 su pi greco per questo pi greco. Ok? Questo è l'esercizio che abbiamo fatto io. Ora andiamo a fare un caso particolare. Andiamo a fare un caso particolare. Prendiamo questa funzione qua, f di x uguale alla funzione segno di x. Questo per x appartenente a meno pi greco pi greco. Come è fatta questa funzione? Oh, prima di proseguire, ricordiamo che questo l'avevamo chiamato anche S con H di F, e l'avevamo chiamato somma parziale Hesima della serie di Fourier. Invece di chiamarlo proiezione su WH, lo chiamiamo somma parziale Hesima della serie di Fourier. Andiamoci a fare la somma parziale Hesima della serie Fourier in questo caso particolare. Questa è una funzione precisa. Come è fatta questa funzione? Faccio il grafico, lo faccio qui a destra. La funzione vale
tra meno pi greco e 0 vale meno 1, in 0 vale 0 e tra 0 e pi greco vale 1. Fate attenzione, per come l'ho presa io, la funzione sugli estremi, su questo estremo vale meno 1 e su questo estremo vale più 1. Perché ho voluto prendere l'intervallo 2. Allora, andiamo a vedere che succede adesso. Prima di tutto, questa qua è una funzione dispari. Quando una funzione dispari la andiamo a moltiplicare per coseno di mx, che è una funzione pari, risulta essere una funzione dispari. Quando andiamo a integrare una funzione dispari, questa è, anche dopo la moltiplicazione rimane integrabile ovviamente secondo limite, perché il prodotto di due funzioni integrabili secondo limite è integrabile secondo limite, e però l'integrale di una funzione dispari fa 0. Questo che vuol dire? Questo vuol dire che a con m è uguale a 0 per ogni m appartenente a n. Cioè tutti i coefficienti del tipo a con n li potete andare a calcolare, ma fanno tutti 0. Andiamo a calcolare invece i b con m. Chi è b con m? B con m è 1 su pi greco, anzi qua per ogni n è unito 0, pure con 0 è 0, perché questa funzione ha media nulla. A con 0 mezzi rappresenta la media della funzione. Infatti, se andate a vedere cos'è l'integrale, lungo diviso lunghezza di intervallo. Ok, b con n chi è? È 1 su pi greco, integrale tra meno pi greco e pi greco di segno di x per seno di mx in dx. Cioè io dico che è uguale a 2 su pi greco per l'integrale tra 0 e pi greco di seno di mx in dx. Per quale motivo? Dispari per dispari stavolta fa pari. Ma se faccio una funzione, se vado a integrare una funzione pari, l'integrale lo posso fare soltanto tra 0 e pi greco e poi raddoppiare, perché quello tra meno pi greco e 0 è uguale. Ma tra 0 e pi greco la funzione segno, tranne in 0 dove vale 0, ma tanto è un punto quindi non succede niente, vale sempre 1. Quindi a quel punto tra 0 e pi greco la funzione segno vale 1, la tolgo da mezzo perché la moltiplicazione di mx rimane segno di mx. Quindi adesso quanto fa? Fa 2 su pi greco, fa 2 su pi greco per, qual è la primitiva? È meno coseno di mx fratto m. Questo deve essere valutato in pi greco e deve essere valutato in greco. Allora questo fa 2 su m pi greco, coseno di 0 fa 1, meno 1, ma meno davanti perché l'estremo basso, fa di nuovo 1. E poi qua ci abbiamo, allora, viene coseno di m pi greco, ma se vi ricordate coseno di m pi greco è meno 1 alla m, per un meno che sta davanti fa più meno 1 alla m più 1. Cioè questo fa 4 su m pi greco se m è dispari, e fa 0 se m è pari. Ok? Se volete lo potete lasciare scritto così, o se volete lo potete lasciare scritto così. Ok? Allora, per esempio, andiamo a vedere.
se m è dispari, per esempio seno di x, quanto fa l'integrale tra 0 e pi greco? Fa 2. E infatti mi viene 4 su pi greco, 2 per 2 su pi greco. Invece se m è pari coseno di, scusate, seno di 2x tra 0 e pi greco, come vedete l'integrale fa 0. Seno di 3x è un'altra volta positivo. Perché positivo? Perché avete due pezzi integrali col positivo e uno solo col negativo. Cioè questi si annullano e poi rimane questo. Però non è più 2 su pi greco, ma è 2 terzi, quindi qua viene 4 su 3 pi greco. Perché? Perché il grafico è stato compresso. Ok, quindi questo è il risultato, l'abbiamo calcolato, è un esercizio banale. Allora, cosa possiamo dire? Allora, a me non conviene fare la somma parziale fino ad h, ma mi conviene fare la somma parziale fino a 2h più 1 di f, della serie di f di f. Per quale motivo? Perché mi conviene scrivere questi termini solo per i numeri interi dispari. Quindi come si fanno a scrivere questi qua? Devo fare la somma per k che va da 0 fino ad h di 4 fratto di greco per 2k più 1 per seno di 2k più 1 per x. Allora questo è il coefficiente e questo è. Allora, vediamo un po'. S1 chi è? Allora, k va in, per avere 1 qua devo mettere h uguale 0, quindi k va da 0 a 0, c'ho un solo termine, c'ho 4 fratto pi greco per seno di x. Infatti per m uguale a 1 viene 4 su pi greco per seno di x. Questo è il coefficiente che poi deve essere moltiplicato per il vettore che è la seno di x. Questa è la serie, se io la resto al, diciamo, se le funzioni seno di mx le considero fino a m uguale a 1. Poi quella con m uguale a 2 non c'è, seno di 2x, perché il coefficiente relativo è 0. Se la voglio considerare fino a seno di 3x, cosa devo fare? Devo fare 4 su pi greco seno di x più 4 su 3 pi greco seno di 3x, che significa mettere qua k uguale a 1 e k uguale a 0 e k uguale a 1. Quindi k deve andare da 0 a 1 e qua la s però che ottengo non è s1 ma è s3. Ho semplicemente, se vi ricordate, riparametrizzato i numeri interi dispari, i numeri naturali dispari, chiamando k che va da 0 ad h. Però chiaramente quando k va da 0 ad h, se descrivo solo i dispari, i primi h numeri dispari finiscono a 2h più 1, cioè 1, 3, 5, 7, all'ultimo sarà 2h più 1. Se voglio descrivere i primi 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, finisco a 2 per 5 più 1. Ok? È semplicemente un modo diverso di scrivere, questo l'abbiamo fatto pure in analisi abituale, scrivetela e vedete che non ho fatto nulla di invece. Ok? Questa è la mia serie di Fourier. Allora, noi cosa sappiamo finora? Questa è la somma parziale della mia serie di Fourier. Chi sarà la serie di Fourier? La successione delle somme parziali. Allora, cos'è una serie numerica? Era una successione delle somme parziali di somme di numeri. Cos'è una serie di funzioni? Una successione di somme parziali di funzioni, di una somma di funzioni. Questa delle serie di funzioni parleremo più in generale più avanti. Però cosa sappiamo noi di questa serie? Una cosa sappiamo. Questa chi è? È la somma parziale della serie di Fourier, però è una proiezione della funzione f. Ricordate l'esercizio? È la proiezione. Abbiamo preso f e l'abbiamo proiettato su un sottospazio. Quando faccio la proiezione di un vettore
su un sottospazio, qual è la proprietà della proiezione? Che è più corta. Che è più corta, anche, non solo, quello che avanza è ortogonale, l'abbiamo visto ieri, e quello che avanza è il minimo delle distanze, diciamo, realizza il minimo della, diciamo, questo, il vettore di differenza realizza il minimo delle distanze quando prende un vettore U che sta in questo sottospazio. Questo l'abbiamo pure visto ieri. Ok? Allora andiamo a fare chi è la lunghezza al quadrato. Facciamo con le lunghezze al quadrato, così non ci sono le radici quadrate di mezzo. Perché se la lunghezza di F è più grande della lunghezza della proiezione, è vero pure per i quadrati. Allora, andiamo a fare chi è F lunghezza al quadrato? È F scalare F, cioè chi è? Integrale tra meno pi greco e pi greco di F uguale di x in dx. E quanto fa? Questo è l'integrale tra meno pi greco e pi greco in questo caso. Chi era la funzione f? F di x era la funzione segno. Chi è il quadrato della funzione segno? Quanto viene? Viene 1. Perché se il segno era meno 1, il quadrato fa 1. Se il segno era 1, il quadrato fa 1. C'è solo il punto 0 in cui il quadrato rimane 0, ma non ci interessa perché tanto è 1. Quindi questo qua è uguale a 2π. Andiamo a fare S2H più 1 di F scalare S2H più 1 di F. Adesso voglio fare la lunghezza, la norma della proiezione. Lo faccio sullo spazio 2H più 1, che è mio. Ok? Al quadrato. Va bene? Allora, come si fa? Devo fare l'integrale tra meno pi greco e pi greco di somma e k che va da 0 ad h di seno di, allora 4 su pi greco lo posso portare fuori, fa 16 su pi greco 4. Poi devo fare seno di 2k più 1 per x fratto 2k più 1 tutta la somma tutto al quadrato. Allora, che succede adesso? Ve lo faccio con questa serie, con questa somma, perché allora facciamo un esempio: se k è uguale a 10, quanti termini ci stanno in questa somma? Quante funzioni stanno in questa somma? K va da 0 a 10, quindi 11 valori. Quindi ci sono 11 funzioni. Allora, se lo fate, nel caso generale ci stanno pure le funzioni col coseno, quindi potrebbero, diciamo, mo adesso qua ce ne stanno 11 perché noi siamo andati fino alla dimensione 2H più 1 per qua, fino alle funzioni del tipo 2H più 1 per, con la frequenza 2H più 1 per x, perché le altre, la metà delle funzioni avevano coefficiente nullo. Ma in generale
noi avremo cose del tipo a con 0 mezzi più somma di a con k coseno kx più somma di, a, di b con k coseno di kx al quadrato, che k che va da 0 ad h. Quindi se h è uguale a 10, qua le funzioni non sono neanche 11, sono 10, 10 e 1 sono 21. Prima di fare il quadrato. Dopo che faccio il quadrato, quante, queste funzioni quante sono? Se voi dovete moltiplicare un blocco di una somma di 11 pezzi per un altro blocco di una somma di 11 pezzi, per la proprietà distributiva vengono 121 pezzi. Alcuni hanno il doppio prodotto davanti, cioè il coefficiente 2, quindi quelle contano doppio, saranno di meno. Chiaro? Quindi come possiamo scriverla questa qui? Questa qui la possiamo scrivere come 16 su pi greco quadro per l'integrale tra meno pi greco e pi greco. Allora io posso fare somma per k che va da 0 ad h se inquadro di 2k più 1 x fratto 2k più 1 al quadrato in x. Li ho presi tutti? Già scrivo più significa che non ho preso questi. Quanti quadrati sono? 11, sono i quadrati puri. Poi ci stanno i doppi prodotti. E allora come si fanno i doppi prodotti? Sono del tipo 16 su pi greco quadro integrale tra meno pi greco e pi greco. Per fare i doppi prodotti di una sommatoria ci vuole una sommatoria con due indici. Se non l'avete fatta in informatica, imparate a farlo, perché là l'avreste dovuto già fare. Potete fare somma per k che va da 0 ad h della somma per j che va da k più 1 fino ad h. Poi ci metto il doppio prodotto, perché dovrei dire k diverso da j, scusate, j diverso da k, ma se prendo j diverso da k allora non ci devo mettere il doppio prodotto. J uguale a k già l'ho considerato così. Perché se metto, allora che devo mettere qua? Devo mettere seno di 2k più 1 per x per seno di 2j più 1 per x fratto 2k più 1 per 2j più 1 tutto integrato di x. Ok? Ok. Allora, supponiamo che k vada da 0 a 10. Quanti sono questi termini? Se ci fate caso sono 45. Perché? Quando k è uguale a, anzi sono 55. Perché? Quando k è uguale a 0, j va da 1 a 10 e sono 10. Quando k è uguale a 1, questi sono 9, poi sono 8, poi sono 7. Quindi dovete fare la somma dei numeri da 1 a 10. La somma dei numeri da 1 a 10 è 10 per 11 diviso 2, quindi sono 55. 55 perché per esempio la scelta k uguale a 2, j uguale a 3 l'abbiamo fatto una sola volta. Io potrei fare pure k uguale a 3, j uguale a 2. In questo caso dovrei scrivere j diverso da k. Quindi siccome j è maggiore di k, la scelta la faccio una sola volta, ma siccome compare due volte nel quadrato è la stessa, no? Perché se io metto k uguale a 2, j uguale a 3 o k uguale a 3, j uguale a 2, il prodotto mi viene lo stesso per la proprietà commutativa. È come quando fate a per b più b per a, fa 2 a b. Quindi se metto questa condizione j maggiore di k, qua posso mettere il doppio prodotto, i 55 termini sono in realtà 110 più 11 che avevo considerato prima, sono effettivamente sono 121 termini, che è esattamente il quadrato di 1. Quindi ci stanno questi termini. Ora, nei libri questi qua non ve li scrivono, perché presuppongono che voi siate intelligenti e capiate che tutti questi termini, ovviamente, integrati fanno 0. Perché? Cosa sono questi termini? A parte le somme che potete portare fuori, cosa sono? Il prodotto scalare di due funzioni? Allora, seno di 2k più 1x, seno di 2j più 1x sono due funzioni tipo seno, ma con frequenza diversa. E quindi sono tra loro ortogonali, abbiamo visto ieri. Quindi questi integrali fanno 0.
Quindi è lecito non scriverli proprio. Scriviamo solo i quadrati punti. Però, se io ti chiedo, scrivimi i termini di doppi prodotti, anche se gli integrali fanno zero, tu me li devi scrivere. Perché io voglio vedere. È vero, gli integrali fanno zero, ma me li sai scrivere, sai fare il quadrato sotto di una somma, sotto il segno di integrale. O anche a parte. Il segno integrale qua non c'è, tu devi fare il quadrato di questa somma. Lo sai fare? Se lo sai fare, lo devi scrivere. Se non lo sai fare, non va bene. Chiaro? Quindi per questo motivo io lo faccio, perché anche se sui libri in genere non c'è, perché non sprecano mezzo dito di libro per scrivere questo pezzo qua, poi dire fa zero, anzi nel caso generale devo scrivere, spiegare più pezzi, no? Perché allora quando nel caso generale supponete che h sia 10, qua ci sono 21 funzioni, quando fate il quadrato 21 per 21 fa 441. Allora in generale lo studente mi scrive i 21 termini quadrati punti, che sono gli unici che danno integrali diversi da zero. Dopodiché io dico, va bene, e gli altri termini dove stanno? Allora quello ne comincia a scrivere un po', e però se ne dimentica sempre un sacco. Cioè ne tiro fuori altri 20, altri 40, altri 60, e dico però ce ne mancano 280. Dove stanno gli altri 280? Perché in genere, quando ci sono tutti i pezzi, mi fai i doppi prodotti di quelle con seno e quelle con coseno, però me lo fa con lo stesso indice, non lo fa con la sommatoria doppia. Poi ci stanno i doppi prodotti interni, non li vedo. Ve l'ho fatto in questo caso proprio per farvi capire, se voi domani doveste fare il quadrato di una sommatoria, come si deve fare. Chiaro? Ok. Adesso per il nostro esercizio, questi integrali fanno 0. E quanti fanno questi integrali qua? Questi fanno 16 su pi greco 4 somma da me per a k che va da 0 ad h allora. L'integrale del sen quadro, se vi ricordate, faceva pi greco. Questo integrale qua, qualunque fosse, se togliete la somma, allora la somma passa fuori. Questo integrale fa pi greco pure passa fuori. E che ci rimane sotto la somma? 1 fratto 2k più 1 al quadrato. Quindi qui mi rimane 16 su pi greco per la somma per k che va da 0 ad h di 1 fratto 2k più 1 al quadrato. Ok, allora noi cosa sappiamo? Adesso lo scrivo di qua, lo scrivo qua sopra, perché mi basta questo spazio per scrivere. Allora sappiamo che 16 fratto pi greco per la somma per k che va da 0 ad h di 1 fratto 2k di 1 al quadrato come deve essere? Io dico che deve essere minore o uguale di 2 pi greco, perché questa era la lunghezza al quadrato della proiezione. La lunghezza al quadrato della proiezione non poteva mai superare la lunghezza del vettore che sto proiettando. Lo ricordate questo? Questo è il vettore da proiettare, questa è la proiezione. La proiezione è più corta. Se è più corta la lunghezza, anche se faccio il quadrato va bene uguale, perché sono numeri così.
Ci stiamo fino a qui? Ok. Adesso porto pi greco dall'altra parte, semplifico, e quindi viene che questo è minore o uguale di pi greco 4 ottavi. Questo per ogni h. Questa però non è più una serie di funzioni, è una serie, è una somma parziale di una serie numerica. Questa l'abbiamo fatta in analisi 1. Quando h tende a infinito, la somma parziale tende alla somma di tutta la serie. Siccome la somma di tutta la serie è maggiorata da una costante, io so che questa serie converge. Se vi ricordate che convergeva, già lo sapevamo. Perché se vi ricordate, questa è la somma dei reciproci dei quadrati dei numeri naturali dispari, che è più piccola della somma dei reciproci dei quadrati di tutti i numeri naturali, che è la soglia armonica generalizzata esponente 2. Ok? Io però vi avevo detto, poi possiamo dimostrare che è vero, ma non per adesso, però vi avevo detto che la somma dei reciproci dei quadrati di tutti i numeri naturali dimostreremo che fa pi greco 4 sesti. Allora, andiamo a vedere, questo lo vedremo. Supponiamo per un attimo che sia vero. Se conoscete questa, mi sapete ricavare questa? Io dico che è facile. Per quale motivo? Moltiplicate tutto per un quarto. Portate il 4 dentro. E trovate questa uguaglianza. Questa chi è? È la somma dei reciproci dei quadrati dei numeri pari. Ma siccome io sapevo che la somma dei reciproci dei quadrati di tutti i numeri fa pi greco 4 sesti, adesso se voglio quella dei numeri dispari, chi fa? Cosa devo fare secondo voi? Questa è la somma reciproci di tutti i quadrati. Questa è la somma reciproci dei quadrati dei pari. Se faccio questa meno questa, otterrò questa. Allora questo deve fare pi greco quadro per un sesto meno un ventiquattresimo. Questi sono 4 meno 1, 3 ventiquattresimi, e fa pi greco 4 ottavi. Cioè, che cosa c'è scritto qua? Questo non è un minore uguale, ma è uguale a questo. Era lo scopo dell'esercizio, cioè adesso ce l'ho il computer, forse si riesce pure a vedere. Allora, cerco di fare un, giusto per fare un disegno più accurato. Ok. Allora, segno X, poi andiamo a fare, abbiamo detto 4 su pi greco, oggi è pi greco dei, no?
veramente dice il giorno più greco. 14 marzo la verità 3-14. L'americano, il tempo, la data, ieri era l'anniversario della nascita di Einstein, dopo lui, l'americano Wilson. Ida e metà, sono tutte e due cittadinanze. E metà Veneto e metà americano. L'accento, eccolo. Ecco l'accento. Allora. Silenzio. Allora, andiamo a fare la funzione segno. E andiamo a fare quest'altro grafico. Vediamo, adesso lo faccio inquadrare alla telecamera, così magari si riesce a vedere su. Non troppo. Vedi un po' se si vede bene? No. Si vede, mo si vede. È un po' lo schermo abbassato. Così? Sì. Sì, più o meno sì. Ok. Adesso lo faccio, riporto il grafico. Allora. Cosa ho fatto? Qua faccio il grafico della funzione segno meno 1, 1. Qua faccio il grafico della funzione fa così. Allora, questo lo 1. Fare una cosa così. Allora, queste oscillazioni complete devono essere 10 di qua e 10 di qua, dovuto al fatto che ho fatto una somma di 10 termini. Se ce ne mettevo di meno era più facile fare il grafico. No, ho fatto una cosa approssimativa. Però cosa notiamo? Cosa notiamo? Allora, punto numero 1, da queste parti ci abbiamo meno pi greco e da queste parti ci abbiamo pi greco. La funzione segno vale meno 1 sempre, mentre la funzione che abbiamo disegnato pure definita su tutto R, ma quando arriva qua si discosta chiaramente dalla funzione segno. Perché? Questo è ovvio. Perché noi il discorso, tutto questo discorso, dove l'abbiamo fatto? Tra meno pi greco e pi greco. E le funzioni ortogonali che abbiamo preso, come sono? Se ci andate a fare caso,
sono tutte periodiche di periodo 2π greco. Quindi quando andrai a fare tutte le somme parziali della tua serie di Fourier, le funzioni che otterrai saranno tutte periodiche di periodo 2π greco. Quindi, anche ammesso che convergano come serie di funzioni, poi bisognerà vedere che significa questo. Per esempio, io fisso un x, converge nel punto x come serie numerica, no? Questo si chiama convergenza puntuale, questo è facile da intuire. Questa serie converge puntualmente, ma non alla funzione segno. Tra meno π greco e π greco converge alla funzione segno. E poi prendete un timbro e la periodizzare, cioè non converge, la converge a questa, insomma. Capito? Cioè la funzione segno periodizzata, cioè una specie di onda quadra. Perché deve convergere un'onda quadra? Perché le funzioni che abbiamo a disposizione, che ci danno le somme parziali, sono tutte periodi di periodo 2π greco. Se convergono, devono convergere una funzione periodi di periodo 2π greco. Allora chi devo prendere? La funzione segno tra meno π greco e π greco e poi periodizzarla. Ci sta un problema. Questa funzione che noi andiamo a prendere periodizzata deve avere per forza dei punti di discontinuità. Vedete? Qua meno 1, poi 1, meno 1, poi 1, meno 1, poi 1. Allora che succede? Dove la funzione originale è continua in tutti gli altri punti, non solo è continua, addirittura la derivata, e la derivata è nulla. Qua la funzione addirittura è discontinua, la sua derivata è nulla fuori di questo qua, però qui in realtà non è neanche una funzione, sarebbe una distribuzione, sarebbe due volte la delta di due. Però questo è un altro discorso. Che succede? Fuori dei punti di discontinuità, la nostra somma parziale della serie di Fourier convergerà la funzione. Si può dimostrare che converge la funzione. Cioè, effettivamente, quando io aumento i k, che succede? Qui, in un punto, ci sono più oscillazioni, però l'ampiezza dell'oscillazione si riduce, ma la funzione converge, diciamo la somma parziale della serie Fourier converge puntualmente alla funzione sigma. E questo lo dimostreremo a suo tempo. Questa orecchietta qua, se ci avete fatto caso, io qui ho fatto un'orecchietta che scendo qua e qua, la prima oscillazione e l'ultima oscillazione, le ho fatte un po' più profonde. Questo non è un caso, si chiama fenomeno di Gibbs. Cioè, questo livello qua non tende a 1, rimane 1,13, 1,14, e questo rimane meno 1,13. Dice, ma allora come fa la funzione a tendere puntualmente la funzione segno? Ci tende, perché questo qua, questa orecchietta, quando farò 100 termini della serie di Fourier, pur essendo profonda uguale, l'orecchietta sarà molto più spostata vicino a meno π greco. Se voi andate a prendere questo punto qua, in questo punto qua la funzione, la somma parziale della serie 2 sarà molto vicina a 1. Quindi il fatto che ci sia quel problema non impedirà, vedremo la convergenza puntuale. Però non voglio focalizzarmi sulla convergenza puntuale, che a parte che sarà più difficile da dimostrare, ma non è l'essenza di quello che stiamo facendo adesso. Noi quello che stiamo facendo adesso, che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo gli spazi vettoriali e stiamo la proiezione, con le proiezioni stiamo ricostruendo un vettore. Allora noi vogliamo sapere se sto vettore lo ricostruiamo tutto o no, e come facciamo? Con le lunghezze. Quando la lunghezza della proiezione
è molto vicina alla lunghezza del vettore originale, significa che hai ricostruito quasi tutti i vettori originali. Se no, no. E allora qui è la lunghezza della differenza. La lunghezza della differenza, lo scrivo qua, anzi fatemi cancellare, lo scrivo da qualche parte qua. La lunghezza della differenza non è altro che f meno s, avevamo fatto la somma di h più meno a quadrato, che è l'integrale di f meno s 2h più 1 f di x al quadrato tra meno pi greco e pi greco in dx. Chi è la differenza? Se andate a fare la differenza, allora questa è il grafico di f, questo è il grafico di s2h più 1, f meno s2h più 1, quanto fa? Fa una cosa che fa così, la differenza. Perché la differenza va così? Allora vedete, qua in questa zona qua la differenza è piccola, questa è f meno s2h più 1 senza il quadrato, senza il quadrato. Se faccio il quadrato, dove è minore di 1 diventa ancora più piccolo, intanto i valori diventano tutti positivi, ma dove è minore di 1 diventa meno di 1, dove è maggiore di 1 si alza pure di più. Per quale motivo? Qual è questo valore qua? E qual è questo valore qua? Se ci fate caso, la mia funzione periodizzata faceva, qua faceva meno 1 e qua faceva 1. Quindi questo, questa differenza non, cioè quando io arrivo qua un mezzo, devo passare per un mezzo o lo becco di qua o lo becco di là, questa differenza non può essere minore di un mezzo, da una delle due parti non può essere minore di un mezzo. Anzi, se un mezzo, diciamo, scusa, 1 qua, se a 0 ci passo qua, a metà, proprio a metà, che succede? La distanza da qua viene 1 e diciamo la differenza qua viene meno 1 e appena passo a destra mi diventa 1. Quindi vedete la differenza transiziona tra meno 1 e 1. Ok? Perché che devo fare? La differenza tra la funzione e la SH. No, i segni sono al contrario, questa è SH meno. Perché devo fare questa meno questa. Allora questa meno questa è positiva a sinistra e negativa a destra. E quindi c'è una cosa di questo genere. Ok? E questi picchi, però a me cosa interessa? Io devo fare l'integrale di questo. Allora quando faccio l'integrale di questo, vabbè, diciamo il quadrato più o meno, questa grosso modo i valori sono grosso modo tra meno 1 e 1, quindi quando faccio i quadrati l'integrale si riduce insomma, se faccio il modulo l'integrale viene una certa quantità, se faccio il quadrato viene ancora più piccolo. Comunque più o meno l'integrale del quadrato lo potete stimare grosso modo con la somma di tutte queste aree senza cambiare segno. Ok? Allora che succede? Voi capite benissimo che quando io qui aumento il numero delle oscillazioni, la somma di tutte queste aree tende a 0. Perché tende a 0? Ci avranno pure altezza 1, 1 e 14, quello che è, però la base si riduce e tende a 0, mentre queste altre aree qui hanno un'altezza piccola e tendono a 0. Quindi questo può andare a zero anche se la mia
serie di Fourier vedremo non convergere puntualmente in tutti i punti. Questa qua convergerà alla funzione segno, dove la funzione segno è continua. Dove la funzione segno non è continua, non converge alla funzione segno. E qui c'è un altro fatto interessante: a chi può convergere? Le serie di Fourier si comportano solo armonicamente, cioè convergono nei punti di discontinuità, se la funzione è da sviluppare in serie di Fourier regolare, convergono alla metà del limite destro e limite sinistro. Allora, che significa? In questi punti di discontinuità la mia funzione segno periodizzata faceva meno 1, poi faceva 1, poi faceva meno 1, poi faceva 1. Nei punti di discontinuità il limite destro e sinistro quanto valgono? 1 e meno 1, oppure meno 1 e 1, dipende da dove stiamo. La semisomma quanto fa? Fa 0. Cioè, quindi in questi punti la mia serie deve convergere a 0. Oh, se vi ricordate, io l'ho cancellato, però la mia funzione, io su l'intervallo meno pi greco pi greco l'avevo presa meno 1 fino a meno pi greco e 1 fino a pi greco. Allora, siccome in meno pi greco e in pi greco l'avevo presa meno 1 e 1, ma siccome in meno pi greco e pi greco la serie di Fourier converge a 0, se la metto, cioè voglio dire, in questi punti qua io non posso mettere la funzione 1, posso mettere la funzione meno 1, ma la serie di Fourier continua a convergere a 0. Quindi non è detto, nei punti di discontinuità dipende come la definisco la funzione. Perché se la definisco male, non ci converge. Andiamo a vedere. Vi ricordate chi era S2H più 1 di X? Facciamo solo questo e poi facciamo altro. Chi era S2H più 1 di X? Sta scritto qua. Allora vedete, se ci metto 0, poi viene seno di 0. Vengono tutti 0. E viene, la somma viene 0. Se ci metto pi greco, viene seno di multiplo di pi greco, ma il seno di multiplo di pi greco fa 0. E quindi questo converge a 0. Se ci metto meno pi greco uguale. E se ci metto pi greco mezzi? Se ci metto pi greco mezzi, adesso se ci metto qualunque x compresa tra 0 e pi greco, questa serie quanto deve convergere? Deve convergere a 1. Quindi qualunque sia il parametro x, questa serie converge sempre a 1. Fate attenzione che questa serie, nel momento in cui fisso x, diventa una serie numerica, però è una serie numerica con cui, per sommare la quale, i metodi di analisi 1 non servono a un biffero. Per quale motivo? Questa qua, per andare a 1, c'ha un sacco di termini positivi e un sacco di termini negativi. Qua se ci mettete i valori assoluti diciamo che mediamente valgono un mezzo, questa si comporta come il riciclo di una serie armonica e diverge. Quindi c'ha moltissimi termini positivi e moltissimi termini negativi. Perché? Però la somma fa sempre 1. Ok? Diciamo tu regolo x, x lo faccio spostare, la somma fa sempre 1, poi arrivo a pi greco, la somma fa 0. Poi arrivo da pi greco e 2pi greco, la somma fa sempre meno 1. Poi arrivo a 2pi greco, la somma fa 0. Dopo 2pi greco, tra 2pi greco e 3pi greco, la somma fa un altro 8. Ok? Quindi è una serie particolare. Questa è la somma parziale, va bene? Però adesso facciamo il riepilogo. Tutto questo discorso sulle convergenze puntuali, e poi vedremo quando sarà possibile anche uniforme della serie di Fourier, ne parleremo quando faremo analisi. Io ho voluto anticipare questo argomento perché è strettamente collegato all'argomento delle proiezioni. Però dal punto di vista di geometria, questi esercizi che abbiamo fatto ieri e oggi, che ci dicono? Ci dicono che se io voglio sviluppare una funzione periodica di periodo 2π greco, un segnale, tenete segnale, c'è cioè un segnale periodico di periodo 2π greco,
e la voglio sviluppare come somma, o meglio, voglio approssimare come somma di segnali periodici standard, che cosa devo usare, cosa posso usare? Sicuramente posso usare segnali del tipo 1, coseno di x, coseno di 2x, coseno di 3x, coseno di 4x, seno di x, seno di 2x, seno di 3x, seno di 4x, eccetera, eccetera. Ok? Poi però in questo caso particolare che succede quando io, vabbè, in questo caso particolare ci sono solo le armoniche del tipo seno, ok? Perché il segnale è disperso, quindi i cosetti non ci stanno. Poi che succede quando sviluppo tutte le armoniche? Sviluppo, cioè la somma delle, delle lunghezze al quadrato, delle proiezioni su, su ogni armonica, diciamo ogni funzione del tipo seno di 2h più 1x, la somma di tutte quelle lunghezze al quadrato fa la lunghezza del segnale al quadrato del segnale originale, cioè quella rappresenta la potenza del segnale. Quindi se ci metto tutte le armoniche mi viene che ho recuperato tutta l'energia, tutta la potenza del segnale. E secondo voi quando mi fermo? Nella pratica mi fermerò quando avrò recuperato, che ne so, il 99% dell'energia, e poi il resto vado qui. Se voglio approssimare, per esempio, se qua arrivato a h uguale a k uguale 10, la differenza mi va bene perché con il mio oscilloscopio questo segnale va abbastanza bene per approssimare l'onda quadra, ma fermo là. E l'onda quadra, invece dell'onda quadra mi prendo questo segnale qua, che per ogni scopo pratico sarà una buona approssimazione dell'onda quadra. Ok? Ok. Però secondo voi dove sta? Allora, questa qua è la somma delle energie caricate su ogni armonica. Che fa l'energia caricata sul segnale? Parlo di energia se intendiamo un intervallo di tempo, altrimenti dovete pensare come potenza. Che questo è un segnale che ha energia tra meno piccolo e più grande. Ok? Allora, nel momento in cui la somma di queste fa questa, secondo voi dove c'è più potenza? Sulle armoniche più basse o sulle armoniche più alte? In questo caso è evidente. Questa serie com'è? I termini come sono? E allora dove c'è più potenza? Sulle armoniche più basse o sulle armoniche più alte? Più basse. L'energia da sommare decresce. Sulla armonica più bassa ce n'hai di più, sulla armonica più alta ce n'hai di meno, e poi a un certo punto va a zero. Tu quando hai fatto la proiezione, se è uno spazio finito dimensionale con 10 termini che avevi costruito tutto il segnale, siccome non è finito dimensionale ci vogliono infinite proiezioni. Però almeno in questo caso con le armoniche se ne è così abbiamo ricostruito tutto, se usiamo tutte le armoniche. È chiaro? Per capirci qual è la conseguenza, questa cosa deve essere vera in generale, cioè può essere pure che le energie, per esempio, queste qua caricano solo le armoniche di frequenza dove 2k più 1 è dispari, quelle pari non le caricano, c'è un'energia zero. Chiaro? Quindi non è proprio decrescente, decrescente cioè qua viene 1 più un terzo più un quinto più un settimo, scusate, 1 più un terzo al quadrato più un quinto al quadrato più un settimo al quadrato, cioè chiaro? Però quella di diciamo di quando 2k è pari hanno energia 0, quindi è 1 poi 0 poi un nono poi 0 poi un 25esimo poi 0, quindi non è proprio decrescente. Però comunque l'andamento dell'energia deve essere decrescente, altrimenti non sarebbe, la somma di tutte le energie non farebbe l'energia che deve essere finita del segnale originale. L'energia del segnale totalmente deve essere sommabile, no?
i nostri segnali avranno quadrato sommabile, cioè l'integrale del quadrato deve essere finita. È chiaro? Se non hanno quadrato sommabile, non li sviluppiamo, ma non li sviluppiamo perché non c'è senso svilupparli, non c'è nessun segnale che poi, non c'è nessuna stazione di radio che possa emettere un segnale con potenza infinita. Chi la paga la potenza infinita? Chiaro? Ok. A questo punto, per capirci, quando voi ascoltate la musica in macchina, la musica che ascoltate con la vostra autoradio non è un segnale acustico. E anche quello si può sviluppare in serie di Fourier. Se mettiamo una musica periodica, no? Un ritmo periodico, potete sviluppare in serie di Fourier. Altrimenti dovete fare un'altra cosa, si chiama trasformare di Fourier, perché se non è periodico. Però, cominciamo, noi conosciamo le serie di Fourier, non la conosciamo trasformare di Fourier. Ok? Quindi, immaginate che quello stia suonando una musica periodica, sta con la batteria, arriva sempre lo stesso ritmo. Quel ritmo là, oppure che è dato dalla somma dei timbri di vari strumenti e di quello che viene suonato, è una funzione periodica. La potete sviluppare in serie di Fourier. Ok? Chi sarà la frequenza? La frequenza sarà la frequenza della musica inviata, cioè la frequenza in hertz dei segnali acustici inviati. Voi sapete che un La è un segnale acustico che vibra a 220 Hz. Se vibra a 440 Hz è sempre un La, però un'ottava sopra. Però dice, ma quello, il segnale non sarà perfettamente sinusoidale, avrà un timbro. Il timbro è la forma del segnale. La forma del segnale ti dice se sta a suonare, prendi una nota, La, puoi avere una nota di flauto, ci avrà un suo timbro. Però la frequenza è sempre 220 Hz. Prendi il violino, c'ha un altro timbro, ma la frequenza è sempre 220 Hz. Ok? Però che cosa succede? Anche se il segnale è periodico a 220 Hz, il fatto che ha un timbro, cioè non è un segnale perfettamente sinusoidale, vuol dire che in quel segnale ci stanno nascoste delle armoniche secondarie. Qua per sviluppare il segnale non ci bastava seno di x. Se era seno di x, era già seno di x, non ci volevano le altre funzioni. Ma siccome se prendo l'onda quadra ci vogliono tutte le funzioni di tipo seno. È chiaro? Se prendo una cosa tendere di sega ci vogliono tutte le funzioni di tipo seno, tipo coseno, dipende se è pari, se è dispari, se non è fatto via. Ma tendenzialmente chi porterà più energia, le frequenze basse o le frequenze alte? Chi può portare più energia, secondo voi? Dove sta l'energia sulle frequenze basse o sulle frequenze alte? È su quelle basse, perché abbiamo detto poi deve decrescere, deve andare a zero. Può essere che quella del soprano ti fa un acuto che ti spacca il bicchiere, che carica tutto sulla frequenza altissima. Ma normalmente non succede. Per cui, come ascoltate voi la musica in macchina? Gli altoparlanti quali sono? Quanti altoparlanti ci avete? Come minimo 4. Mettete il segnale esterno su 2 segnali, però come minimo 2. Ci avete? Quello di queste dimensioni qua, come si chiama? No, non è il basso, è quello per i medi. Woofer. E poi ci avete? Il tweeter. Perché il tweeter è piccolo? No, frequenze alte, l'energia non gli serve. Le frequenze alte le può fare anche con membrana di pochi centimetri di diametro, perché
un tamburo di pochi centimetri di diametro, le frequenze alte le può portare, quelle basse no. Perché si fa il conto e per quelle basse uno. Quando tu lo vai a percuotere, qual è il tamburo che fa più, fa un rumore più forte? Quello grande o quello piccolino? Quello grande, tant'è vero che quando mettevano il banditore che andava per il paese con il tamburo, non gli mettevano il tweeter, gli davano un tamburo di queste dimensioni con delle mazze appropriate. Ci sta l'analogo attualmente? Sì, perché se tu sei un ascoltatore sofisticato non ti accontenti del woofer e del tweeter, ma cosa hai messo dietro al portabagaglio? Ah, il subwoofer. E il subwoofer ha delle dimensioni ragguardevoli. Perché, no, perché sennò poi perdi i bassi e i bassi li devo sentire perché deve. Poi succede, una volta all'anno succede, succederà pure quest'anno, che passa la macchina qua fuori e da qua si sente solo boom, 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 boom. Perché giustamente la macchina passa a 10 metri di distanza, a 10 metri di distanza le frequenze alte, da mucche te le sei perse perché hanno poca energia e quindi il rumore che c'è le cancella. E a 10 metri di distanza, se abbiamo la finestra aperta, il subwoofer lo si sente, boom, 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 perché c'ha un'energia, una potenza, no. È chiaro o no? Quello, stiamo ricostruendo il segnale, può essere un segnale acustico, può essere un segnale elettromagnetico, può essere un segnale di quello che volete voi, una qualunque funzione periodica, si può sviluppare in serie di Fourier, l'energia della funzione si ricostruisce la somma, in questo caso è pi greco 4 ottavi, cioè la potenza, che è l'energia per unità di periodo, e non è altro che la somma delle energie dei singoli pezzi. Questa qua, col minore uguale si chiamerà in generale disuguaglianza di Bessel, con l'uguale, perché vale l'uguale, questa è l'unica cosa che sappiamo, che vale l'uguale, ve l'ho detto, non ve l'ho dimostrato, si chiamerà uguaglianza di Bessel. Vuol dire che tutte le funzioni del tipo seno, coseno, seno di 2x, coseno di 2x e compagnia, e la funzione 1, ci bastano per ricostruire qualunque segnale periodico di periodo di tutti i greci al quadrato. È chiaro o no? Li possiamo fare tutti, non ne rimane fuori niente. Perché? Perché il nostro sistema ortonormale, l'abbiamo detto ieri, è un sistema ortonormale completo, cioè se una funzione fosse ortogonale a tutte le funzioni che abbiamo scritto là per ogni valore m, allora sarebbe la funzione nulla o quasi comunque nulla, cioè la funzione a energia nulla, a potenza nulla, e quindi sarebbe la funzione. È chiaro? Questa è l'essenza delle serie di Fourier, non è altro che una proiezione su un sottospazio variabile di dimensioni che si allarga, si allarga, si allarga, fino a ricostruire il vettore originale che stavate proiettando. Se lo faccio in dimensione 3, mi faccio le componenti, prima componente, seconda componente, terza componente, la somma dei componenti fa il vettore originale. Qua le componenti non sono 3, ma sono infinite, però in qualche modo la somma di tutte le componenti fa il vettore originale. Da dove lo vedi? Lo vedi dal fatto che la somma delle lunghezze al quadrato ti fa la lunghezza al quadrato del vettore originale. Una volta che sei questo, per te finito, cioè questo, la serie di Fourier è il vettore originale. Poi naturalmente dal punto di vista dell'analisi noi dovremo dare delle definizioni più precise e più opportune quando sarà in mente, ma dal punto di vista dell'algebra lineare abbiamo finito. Chiaro? Ok, vediamo che, scusate che ho fatto una triata, ma vabbè, 5 minuti di pausa, cioè, giusto 5, perché poi voglio fare un'altra cosa prima di andare via.